È stato trovato morto poco dopo le 10 di questa mattina Roberto Varani, dato per disperso ieri sera, riverso a terra, lungo i sentieri del Monte Rotondo, in località Bellisio Solfare, ai confini tra il comune di Pergola e Sassoferrato, a 700 metri in linea d'aria da dove aveva lasciato l'auto, un Audi Station Wagon scura, ieri mattina, prima di addentrarsi nella macchia in cerca di asparagi selvatici. Dopo l'allarme lanciato dai suoi familiari poco dopo le 19 di ieri sera, non vedendolo rincasare, subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi, composta da una trentina di uomini, compreso il cognato del disperso e il sindaco in testa, con tre unità cinofile che hanno incessantemente cercato l'uomo, sfidando anche le tenebre, fino alle 3 del mattino di oggi. Immediatamente i nostri carabinieri, i nostri vigili del fuoco si sono attivati, hanno poi avuto il sostegno di squadre di volontari formati dai cacciatori del luogo che conoscono perfettamente il territorio, dagli amministratori comunali guidati dal sindaco che hanno anche loro creato una squadra di ricerca, dalla Croce Rossa di Pergola e poi man mano sono arrivati tutti gli operatori del soccorso, dal soccorso alpino al soccorso speleologico, alla Croce Rossa con la squadra di ricerca speciale e con cani da ricerca. Quindi il mio ringraziamento va a tutti questi operatori del soccorso che sono stati tempestivi e di grande professionalità, li ringrazio di cuore. Alle ricerche ha partecipato anche un elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Bologna, ma a trovare il corpo dell'uomo in una piccola radura denominata Le Prate, dall'altra parte del mondo, un cane dell'unità cinofile della Croce Rossa di Cagli. Dai primi rilievi e dalla posizione del corpo faccia in giù sembrerebbe un malore la causa del decesso del settantenne, pensionato, ex dipendente dell'Antonio Berloni, con la passione degli asparagi selvatici, particolarmente pregiati in questo territorio. Passione che Roberto Varani coltivava da sempre, non si era avventurato a caso nel bosco, conosceva molto bene questi posti, essendoci nato e da frequentatore assiduo. Pertanto ieri mattina dopo le 10, quando la moglie Antonella e le figlie Francesca e Giulia lo hanno visto partire senza il cellulare, non si sono preoccupate, avendolo fatto decine e decine di volte. Ma questa volta non è stata come le altre, l'auto è ancora parcheggiata lì, dopo il ponte di Bellisio, ai piedi dei sentieri che Roberto ha imboccato ieri per l'ultima volta.